Siamo in ritardo? Il processo è il martedì, lunedì tu eri ubriaco, io ero svenuto. Ah, tu eri svenuto, no, io mi sono occupato di Francia. Fai una premessa, poi la chiudiamo al potere politico, eccetera. Tagliavento è l'unico italiano che crede ancora ai Berlusconi con di qualcosa. Ma ti prego, comunque Tagliavento mi ha fatto una vergogna. Ma perché, scusami, abbiamo giocato il derby? No, che non avete giocato, voi stavate là indietro, voi stavate là indietro, in 30 metri, noi non siamo stati di calcio. Guarda, l'unica partita in cui avete proprio avuto attenzione. Avete vinto il derby, è stato contento. Non avete fatto nulla, neanche un tiro in porta, una tragedia, arrivate sempre tre volte. Un bel derby mediocre, ma noi eravamo mediocri e pessimi. Senti, ma il nostro allenatore Spalletti come lo giudichi? Pessimo, non verrà mai a niente. È un mediterraneo. Io ho visto che il nostro allenatore Leonardo ha messo in discesa una bella squadra in campo. Ci manca pure il Leonardo Bergadagli. Ti faccio notare che oggi Barbara Berlusconi è entrata nel Consiglio di Amministrazione del Milan. La legge Salica funziona. Ma pare che volevate prendere il vice di Mourinho. Volevamo prendere il vice Mourinho è fortissimo, sta andando fortissimo in questo campionato portoghese. Sì. Era già nostro, questo qui è Muratore, l'ha venduto. Ha venduto il Muratore. Ha venduto il vice Mourinho, che è il più forte Mourinho della storia. Grazie, cazzo. Vuoi dare un giudizio su questo derby? Io derby? Non c'è stato derby. C'è stato derby, voi avete giocato, come dico io, da giugno, tutti dietro e palla lunga ai Valenti. Ci avete vinto due scudetti. Infatti voi a giugno ho detto che avreste vinto questo scudetto. Sentite, senti, eravate forti, muscolari, scattanti, atletici, siete ridotti, oggi siete solo vecchi. Forse perché non c'è mai Conic. Sono dei giovani che sono imbarazzanti. E quali? Mortigno, famoso, mo ce l'ha con Mortigno. L'unico forte è Omis, ma che l'unico che un po' ha movimentato con questa roba. Dove arrivate con questo Milan? Facciamo la domanda non lo seria. So, dove arrivate con questo Milan? Non lo so, non me ne frega niente. Francamente ho altre preoccupazioni in questo momento. Saviamo, Fazio, eccetera, e poi per la tifoseria dell'Inter. Dovremmo tornare su questo Si capisce, infatti si intuisce qualcosa di interista in questi nomi. È l'interismo dispiegato. Pisapia è interista. Per esempio Gattuso. Enrico Mentà, tutti quelli che vanno per la maggiore sono interisti, però l'Inter non va più. Non so, di Safia sappiamo che è contro la Moratti, non dovrebbe essere molto interista. È contro la Moratti, ma sta con la Moratti. Berlusconiani stanno, i Berlusconi non si dividono in più clan, in più destra, sinistra, centro. Siete veramente l'Inter. Siamo l'Inter, e voglio finire questa cosa, è tornata l'Inter di prima di Milano. Con la tifoseria di sinistra, con buia, Sapia, quella buia, tifosi di sinistra, Michele Serra, Gallerne, quella che noi volevamo tenere in vita a tutti i costi, lo diceva Diego Abbatantuono, l'Inter dovrebbe inventarsela se non esistesse. La nostra consolazione. Pisapia, e chi fa Pisapia? Che ci frega di Pisapia?